Quando noi leggiamo dell'epistola ai brani della lettera di Paolo ai Romani, restiamo stupiti come San Paolo, parlando ai cristiani di recente convertiti e battezzati, non si accontenta di una moralità così comune, non fare il male, cercate di fare bene per quanto potete, ma propone loro un modo di vita paradossale. Anche la lettura che abbiamo ascoltato oggi non dice delle cose che diciamo sono bellissime cose per i santi, per Sant'Antonio, per Santa Teresa di Calcutta, ma io che sono un cittadino di Padova in questa società, in questo mondo, posso anche accontentarmi di meno. Ecco, Paolo parla ai cristiani di Roma appena convertiti e indica loro non una predica così esortativa come tante volte sono le vostre omelie, ma dice: guardate che adesso che siete cristiani, questa è la vostra vita, questo dovete fare, così dovete comportarvi, così dovete distinguervi da quelli che non sono cristiani, così dovete operare in modo diverso da come tutti si comportano. Ci viene a domandarci, ma chi è che avrebbe creduto di impegnarsi così, in questo modo, una moralità così difficile, così complessa e così controcorrente? Riflettendo, pensando, dicendo voi, se non sia vero, noi abbiamo perduto l'attenzione a quello che San Paolo diceva come ragione di questo cambiamento e restiamo attenti al cambiamento come se fosse una cosa così da fare con la nostra buona volontà. Ne siamo diversi perché ci è sfuggito il punto generativo di quella vita. Qual è il punto generativo? Gesù Cristo risorto. E Paolo, che aveva incontrato Cristo nella via di Damasco e l'aveva sconvolto nella sua vita, aveva questa molla che lo metteva in movimento, che lo faceva avere un eco, di non avere regole al momento di parlare in questo modo, senza paura, senza bisogno di altre spiegazioni. Così Cristo risorto ci dice che lui è presente e opera. Gesù, ecco, sempre questo l'oggetto della nostra contemplazione e della nostra adorazione. Gesù, Gesù figlio di Dio fatto uomo, camminava in mezzo alla gente del suo tempo, i problemi che c'era al suo tempo. Il Vangelo ci dice che un leproso esce dall'anonimato e gli va incontro e gli dice: maestro, se tu vuoi, puoi guarirmi. Ora, i leprosi erano persone non solo emarginate, ma evitate di proposito, addirittura dovevano avvisare quando si avvicinavano e dire: guarda che sono impuro, quindi per il piacere sta lontano da me. Gesù non gli importa niente di questo divieto igienico, sociale, di amore. Ma dice: vuoi che ti guarisca? E lo tocca. Ecco, anche toccare è una cosa sconvolgente, toccare un leproso, voglio dire, correre un rischio, andare contro tutte le regole dell'igiene di allora, come era possibile. E il leproso, se vuoi, puoi guarirmi. E Gesù dice: lo voglio. Si è guarito e succede quello che Gesù dice. E dice ancora Gesù: guarda, non dirlo a nessuno perché non capiscono male che io faccio questi miracoli, chissà per quale ragione. Perché dice: meglio che tu non dica a nessuno, anzi vai a pagare la tua tassa al sacerdote, perché così anche la legge viene osservata. Ma dillo la cosa per te, perché potrebbe essere capita male dalla gente. Poi Gesù entra a Cafarno e lì un altro incontro, un centurione. Centurione vuol dire un soldato romano, quindi dell'occupazione della Palestina da parte dei romani, quindi uno insomma, che era certamente non visto bene dalla gente, perché era un oppressore, era uno che veniva lì a comandare con la forza. E questo centurione incontra Gesù. E è diverso dagli altri, è diverso da come gli altri romani si comportavano. Infatti questo uomo presenta un'attenzione alla
presenza di Gesù che tanti altri non avevano. Ho un servo che è ammalato, ma qui c'è un uomo eccezionale che può aiutarmi. E va da Gesù e dice: guarda che io ho un servo che sta male, è paralizzato e soffre molto. Vieni, vieni tu a guarire. E Gesù è attento a questa situazione umana, anche eccezionale, perché trovare un centurione che si occupa del servo, che va in cerca del medico giusto, per guarirlo è una cosa rara e anche ammirevole. E Gesù dice: sì, dice, io vengo da te e non muovo. E lui dice: ma io sono pagano e voi giudei non potete entrare nella casa dei pagani. Io non sono degno di venire dentro di me. Però se tu comandi con una sola parola, succede quello che tu dici. Questo atto di fede è eccezionale, perché dice: anch'io che ho potere da militare, comando il mio ministro. Tu, dice, hai un altro potere che, se vuoi, anche a lontana, a distanza, con una parola tu puoi guarire le persone. E Gesù rimane stupito da questa fede e dice: non ho trovato una fede così in Israele. Pensate alla paradossalità di questa scena. Un pagano prega Gesù e Gesù, figlio di Dio fatto uomo, si stupisce. Non è possibile far stupire Gesù. Eppure lui si stupisce. Di che cosa? Non perché quell'uomo fosse senza peccato, fosse chissà che cosa, ma perché aveva fede in lui. Ha superato tutte le barriere spirituali, psicologiche, e è passato da una posizione di pagano a una fede in quella presenza che camminava in mezzo alla gente e che era come il portatore di una realtà diversa da quella che di solito incontriamo nella nostra vita. E allora lo stupore di Gesù si allarga e dice: ecco, io vedo in questo fatto qua qualcosa che capiterà tanto nella storia di Israele e della Chiesa. Verranno da Oriente, Occidente, dice, tante gente riconoscerà che io sono quella realtà presente che rende vicino il regno di Dio, che rende diversa l'esperienza umana perché sono venuto io. Verranno da Oriente, Occidente e coloro che mi crederanno raggiungeranno la meta della loro vita, se ne erano con Abramo, Isacco e Giacobbe. Mentre invece i figli del regno staranno fuori, cioè i giudei che erano stati preparati dai profeti a questa venuta del Messia, quando lui arriva non li credono, si oppongono, lo mettono in ridicolo, lo dicono che è pazzo, lo fanno fuori solo perché non lo sopportano. Mistero grande questo. Allora mi viene spontaneo dire: ma anche noi no, noi che siamo qui ogni domenica alla messa, ci rendiamo conto di quale eccezionalità tocca la nostra vita quando diciamo: io sono un cristiano credente e praticante. Praticante che cosa? Perché vado a San Graziano oggi alla messa? No, praticante perché tento di mettere nella mia vita il punto di vista di Cristo. E sento che lui non è uno del passato che ha detto delle regole bellissime di vivere, ma è uno che è risorto, è presente e si fa incontrare. Si fa incontrare. Come incontrare? Ecco, sappiamo che la messa è sempre una possibilità per noi di incontrare lui attraverso il sacramento e attraverso la parola. Sempre più, man mano che così celebro la messa in latino, mi colpiscono le parole con cui introduciamo l'Eucaristia. Intuivo l'altare di Dio. Voglio entrare nell'altare di Dio, ma quel Dio che deve rendere lieta la mia giovinezza, dico. È vero che se Dio c'è e vado all'altare di Dio, cosa mi importa che passi il tempo, che passano le cose in questo mondo? Sono di piccole dimensioni rispetto a quel Dio che è creatore dell'universo. Io vado all'altare di Dio. Dio che è lieta la mia giovinezza. Poi continua: io dico che deve essere discerne le cose a me, dicendo: Signore, fammi capire che io sono in mezzo a una situazione personale, comunitaria, cittadina, in cui tu non conti niente rispetto ai soldi, rispetto alla politica, rispetto al potere, rispetto a quello.
quell'ora che passiamo insieme la domenica, solo che è così eccezionale che noi facciamo fatica a uscire dall'ordinarietà e dire qui accade qualcosa di eccezionale. Quando capita una disgrazia, un incidente stradale, ci fermiamo, è capitata una cosa tremenda e tutti ne parleranno alla televisione. Ma chi è che parla del Verbo di Dio fatto uomo che è presente in questa chiesa e si dona a noi come sacramento per essere la visione diversa, cambiata della vita? Quella che ci toglie da quel nichilismo in cui tutti quanti vivono, perché bisogna distrarsi dai pensieri importanti e invece operare, produrre, progredire, aumentare il PIL. Ma è la coscienza, le anime, le persone. Questo qua è una cosa che non c'entra, non abbiamo risposta e quindi non ci pensiamo. Pensiamo a vivere l'oggi meglio che possiamo. Allora non riusciamo più di dire l'attitudine del Signore che ci chiama oggi, ogni domenica, anzi ogni giorno, a sentire questa parola che non viene dalla ricerca, dagli sforzi umani, ma ci è donata, vuol dire guarda che tu sei più di quello che pensi, sei diverso da quello che pensano gli altri, sei